Bene, allora, benvenuti su provacellulari.it. Dopo diversi giorni di utilizzo e di prova, siamo finalmente qui orgogliosi di presentarvi la recensione del nuovo Samsung Galaxy Tab 3. Allora, andiamo subito, direi di partire con il browser, dato che un tablet in genere viene utilizzato spesso per andare su internet. Quindi apriamo subito The Verge, che era già stato impostato, visto che lo stavo vedendo in questi giorni il sito. Proviamo ad andare in home page e vediamo come si comporta. Un attimo di caricamento è sempre d'obbligo per questo tipo di sito che è abbastanza pesante, però devo vedere che il sito si è caricato abbastanza bene e con una buona rapidità. Il pitch to zoom risponde abbastanza bene, anche il pan devo dire che non crea particolari problemi. Proviamo allora a cliccare su una notizia e vedere un po' come si comporta. Nel frattempo che la apre, direi di stressarla ancora un po' aprendo il nostro sito provacellulari.it. Vediamo se frattempo ha caricato. Ecco, l'ha caricato. Devo dire che i tempi di caricamento sono molto buoni. Proviamo il doppio tap per vedere se non, ok, non, il doppio tap non è proprio il massimo, perché come potete vedere il testo non viene reimpaginato. Viene solo fatto uno zoom, ma abbastanza, diciamo, a caso, e quindi bisogna poi ridurre noi la dimensione del testo per leggere. Comunque, un buon browser da questo punto di vista. Il nostro sito nel frattempo è stato caricato, eccolo qui. Per esempio, proviamo ad andare ad aprire l'unboxing dell'Arcos 80, vediamo in questo caso come si comporta. Beh, devo dire caricamento abbastanza rapido e quindi da questo punto di vista secondo noi il tablet si comporta davvero bene. Ok, allora adesso andiamo a vedere le email. Purtroppo non ho avuto problemi a utilizzare il client email di casa Samsung, quindi vi consiglio magari. O perché questa è la versione europea, o magari c'è qualche bug, non so perché, ma comunque non mi ha configurato automaticamente gli account di Hotmail e di Yahoo. E sinceramente può essere un bug, magari verrà risolto in futuro, oppure può essere semplicemente il fatto che questo è un dispositivo di importazione europea. Comunque, fatto sta che vi consiglio, nel caso avete problemi, di andare sul market ed andare a prendere uno di quei client gratuiti che sono ottimi sul market. Detto questo, le mail sono in HTML, si vedono benissimo e devo dire che non ci sono particolari problemi, già che stiamo qui, però potremmo andare a vedere come funziona anche la tastiera. E quindi proviamo in questo caso a scrivere e vediamo come si comporta. Devo dire che a me questa tastiera convince. Magari avrei fatto i tasti, visto che c'è un ampio schermo, 7 pollici un pochino più grandi, però è da lodare la scelta di aver fatto i tasti comunque distanziati per rendere più facile la scrittura. Comunque non ci sono particolari problemi, la tastiera funziona benissimo. Poi andrei allora di andare, direi di andare nella parte della galleria. Ecco, qui stavo vedendo come si vedevano alcuni video. E andare a vedere un po' uno come vengono fatte le foto e i video, e poi metteremo anche una foto sull'articolo sul nostro blog, così potete vedere anche dal vivo come vengono realizzate. Penso che metteremo questa macro. E ecco, le foto devo dire che per essere, ecco, un tablet, diciamo che a nostro giudizio. Posso avvicinare anche un po' il tablet.
A nostro giudizio le foto vengono realizzate abbastanza bene. Certo, è sempre un tablet, non possiamo chiedere prestazioni chissà quali elevate, però devo dire che le foto vengono fatte in modo corretto, in modo buono, e quindi da questo punto di vista il tablet, secondo noi, per l'uso che si fa del tablet, passa la prova. Questo è un video. Stiamo realizzando un video con il Galaxy Tab 3 per vedere appunto come vengono realizzati dal dispositivo. Questo appunto è un video. Lo zoom, ecco, un pochettino quando si zooma sgrana, ma devo dire che il tablet si comporta abbastanza bene. Andiamo a vedere quindi a questo punto la fotocamera. Abbiamo praticamente qui a sinistra la possibilità di scegliere tra fotocamera frontale e fotocamera posteriore. Poi qui abbiamo la modalità scatto singolo, la modalità panoramica, scatto condiviso, tutte le varie possibilità, l'autoscatto, i bilanciamenti con bianco, nero, negativo e altre varie impostazioni, tag GPS, autoscatto, risoluzione massima da 3 megapixel, quindi comunque cose classiche. Mentre per quanto riguarda la videocamera, stessa cosa, abbiamo alcune normali, limite, autoscatto, bilanciamenti, bianco, nero, negatività e risoluzione 720x480 oppure addirittura 1280x720. Bene, quindi il tablet, devo dire, da questo punto di vista si comporta abbastanza bene. Ripeto, è sempre un tablet e quindi dovete prendere, non dovete pensare a uno smartphone vero e proprio, ma comunque un dispositivo con cui fare foto, secondo me, in casi di emergenza, sicuramente non come primo dispositivo. Bene, poi possiamo allora in questo punto andare a vedere come si comporta con alcune foto colorate e alcune foto con sfondo bianco o sfondo nero. Le foto a colori, secondo me, sono ottime. Direi che non abbiamo alcun problema, non abbiamo colori neanche troppo sparati, veramente mi sembrano colori abbastanza fedeli alla realtà. Questo è un testo con nero su sfondo bianco, come spesso si trovano su internet. Secondo me funziona, si vede molto bene anche grazie alla buona luminosità del tablet. Questa è una palette di colori. Direi che dal punto di vista della colorazione i colori sono buoni, sono fedeli. Questo è uno sfondo nero con scritta bianca e devo dire che il tablet si comporta bene. Devo dire che si legge abbastanza bene la scritta bianca sotto sfondo nero. Questo invece è un 1080p. Direi che si sente e che si vede bene, vediamo un po' l'audio anche. L'audio è abbastanza alto. È abbastanza alto e si sente bene. Questo 720 e 480p vengono riprodotti tranquillamente. Questo è un DVX che viene anch'esso riprodotto tranquillamente. Poi questo invece è un FLV di prova, anche questo viene riprodotto benissimo. E poi invece gli MKV, come si può vedere, vengono riprodotti solo dal punto di vista dell'audio. Bene, qui penso che abbiamo detto tutto. Direi allora di parlare un attimo della batteria. Allora, è vero che abbiamo uno schermo non con una grandissima definizione, un 7 pollici, però la batteria interna da 4 mAh, nonostante la risoluzione non ha, appunto, la risoluzione non alta di 1024x600 è un dual core come processore, quindi che non richiede una grandissima, non è un quad core, quindi non richiede come altri dispositivi una grandissima
risorsa di energia. Devo dire che la batteria si comporta però davvero abbastanza bene. Ho provato a lasciarlo un giorno intero acceso e ha consumato davvero pochissimo, direi un 5-10%. Ho provato ad utilizzarlo per diverse ore stressandolo e sinceramente ha coperto davvero un gran numero di ore, all'incirca un 7-8 ore con uso abbastanza, non dico intensissimo, comunque un uso medio intenso. Quindi direi che il tablet, da questo punto di vista, secondo me supera appieno la prova. Detto questo, quindi, riguardo la batteria, direi a questo punto che possiamo andare allora a vedere come si comporta con un gioco. Per esempio, possiamo andare a vedere come si comporta con Asphalt 7. Vi anticipo già che grazie alla buona luminosità del video e dello schermo, il tablet riproduce bene i giochi. Secondo me si vedono abbastanza bene. Essendo poi anche leggero, il tablet permette anche una buona giocabilità. Quindi facciamo una partita veloce, vediamo un po' come di farvi vedere proprio sul campo come si comporta il tablet. E facciamo appunto continua. Facciamo gara. E vedrete come risulta davvero piacevole giocare con questo dispositivo. Naturalmente vi ricordo sempre tutte quante le caratteristiche e alcune peculiarità sono state già viste nell'unboxing del dispositivo e vi rimando quindi al video di unboxing per andare appunto a vedere tutte le caratteristiche, le specifiche. Sempre sul nostro sito provacellulari.it. Bene, allora il gioco mi sembra essere pronto, quindi partiamo e vediamo un po' come si vede e come vi posso far vedere, come si visualizza. Il gioco è fluido, non ha particolari problemi, lag o altro, direi anzi che il gioco è anche più fluido rispetto ad altri tablet che ho provato e devo dire che la buona luminosità, nonostante lo schermo abbia una definizione non così eccelsa, devo dire che permettono una buona giocabilità, una buona anche visibilità per gli occhi e anche i comandi del accelerometro, del giroscopio, devo dire che rispondono abbastanza bene. Ok, quindi questo era per quello che riguardava il gioco. Ora vorrei parlare infine di alcune applicazioni che Samsung inserisce appunto nel dispositivo. Abbiamo il classico Flipboard, vabbè, bisogna comunque registrarsi, ma in sostanza sarebbe una sorta di aggregatore di informazioni tra notizie, tecnologia, design, fotografia, eccetera, che troviamo un po' su tutti i dispositivi Samsung già inserito. Poi abbiamo la possibilità di, quando avviamo il tablet, di praticamente fare una registrazione su Dropbox che appunto ci permette di per chi non è già utente, per chi è già utente basta fare il log dal suo dispositivo che appunto ci permette di guadagnare ben 50 gigabyte sul proprio account, il che non sono per niente male. Poi abbiamo invece Samsung Link che viene inserito nel dispositivo e niente, praticamente ci permette, come si può vedere benissimo anche dall'immagine, di condividere e riprodurre file, informazioni, video, eccetera, con appunto altri dispositivi della casa Samsung. Poi, andando avanti, abbiamo il Game Hub, l'aggregatore di giochi dove praticamente si propongono alcuni titoli. Poi abbiamo Group Play per i social network. No, Group Play non è per i social network, un attimo. Group Play ci permette di condividere, ecco come c'è scritto, in modo interattivo foto, musica in tempo reale con gli amici, con i conoscenti, eccetera, utilizzando appunto la connessione Wi-Fi e quindi con gli altri dispositivi collegati nella stessa rete.
E niente, poi abbiamo, abbiamo il Music Hub, volevo dire, per la musica, viene inserito il Polaris Office per i file in Word, Excel e così via, e Samsung Apps per scaricare le applicazioni Samsung. E poi abbiamo alcune applicazioni come HR Hotels, i taxi, l'iField, che però questi penso che, essendo in tedesco, non so se verranno poi anche implementati nella versione italiana del dispositivo. Quindi un'ultima, davvero ultima cosa che volevo farvi vedere è questa, cioè è il collegamento di una chiavetta USB, quindi vedere un po' come funziona l'USB host. Ecco, però purtroppo andando a collegare la chiavetta, praticamente ci andiamo ad accorgere che non succede praticamente nulla, cioè il tablet non vede la chiavetta, e anche se noi proviamo ad andare in gestione file proprio in archivio del produttore, purtroppo anche andando nella radice principale vede solo la SD interna e la SD card. Un'ultima cosa che vorrei farvi vedere, però, che vorrei farvi più che altro sentire, e l'audio, visto che l'abbiamo sentito solo con questa, la possiamo staccare, l'abbiamo sentito solo con il video, magari farvi sentire una canzone a volume massimo. Bene, allora l'audio devo dire che è davvero buono, alto, pulito e senza alcun problema. Allora, siamo arrivati alle considerazioni finali di questo Samsung Galaxy Tab 3. Allora, cosa dire di questo dispositivo? Allora, a mio giudizio sono state fatte delle migliorie davvero importanti riguardo il Galaxy Tab 2. In primis, anche se lo schermo non è comunque un Full HD, secondo me sono state fatte delle ottime migliorie sia dal punto di vista della luminosità che dal punto di vista della visibilità sotto il sole e della definizione. Una cosa che non vi ho detto, ecco, sono, vabbè, i classici toggle che ora mi stavo ricordando di farvi vedere, che troviamo qui sopra, come tutti i classici, nella classica touch widget della Samsung. Quindi dicevamo, da questo punto di vista, secondo me sono stati fatti delle buone migliorie. Altra buona miglioria è il fatto che, per esempio, in altri tablet io non trovo mai, ma trovo sempre nel lato posteriore, di mettere appunto, o comunque non in tutti, di mettere gli speaker in questa posizione, perché rendono, non fanno quindi l'effetto, diciamo, di che quando viene poggiato il tablet o magari messo in una custodia, tende a diminuire il suono e quindi ci permette di avere un suono alto e pulito. Il dispositivo su internet, nonostante sia un dual core, che comunque è un ottimo processore, si comporta davvero bene, e quindi il prezzo, che dovrebbe essere in Italia intorno ai 220-230 euro, diciamo che però più possibilmente, cioè più verosimilmente sarà intorno ai 249 euro, considerando le politiche italiane dei rivenditori italiani. Devo dire che il tablet è acquistabile, e comunque ha qualcosa in più, direi, rispetto ai rivali. Però, ecco, magari costicchia qualcosina in più. Vi rimando all'importante versus che abbiamo fatto con l'Asus Phonepad, perché magari potete rendervi conto, che verrà pubblicato in questi giorni, vi potete rendere conto della differenza tra i due dispositivi. Peccato, l'unica cosa è che non funzioni l'USB host con le chiavette. Speriamo che nel modello italiano, comunque con successivi aggiornamenti, tale problema venga risolto, perché secondo me in un tablet, specie Android, che permette di fare modifiche e di leggere chiavette, eccetera, è fondamentale questa caratteristica. Bene, vi rimando al sito per gli ulteriori commenti, le foto e le varie pagelle che daremo.
E vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo video e ai prossimi unboxing e quant'altro su provacellulari.it. Grazie e ciao a tutti.